due zucchine, due carote, una cipolla, il pangrattato 30 grammi. Poi, se volete aggiungere, potete aggiungere il porro o il sedano. Io ovviamente non ce l'ho perché non l'ho aggiunto. E ovviamente le patate. Le patate dipende quante persone siete. Io di solito faccio 800 grammi. Allora, le patate devono essere cotte, ovviamente bollite nell'acqua, le sbucciate e dovete schiacciarle con la forchetta, praticamente come se dovete fare il purè. Questi sono gli ingredienti che utilizziamo. Ovviamente io metto 800 grammi perché siamo in 2/3, dipende quante persone siete, dovete calcolare le patate. Intanto schiacciamo le patate che sono belle calde. Li schiacciamo tutte e ovviamente fritate. Allora, mettete l'olio, la cipolla, la carota e la zucchina che ovviamente adesso stiamo tagliando. Dovete praticamente tagliarli a pezzettine per far sì che stanno dentro l'impasto. Per cui deve risultare praticamente così. E le fate andare con l'olio. Ovviamente fino a quando non sono cotte. Fate andare, è tipo un soffritto. Però ovviamente con la zucchina. Che ci vuole un po' ora che si cuoce la carota e la zucchina. Comunque c'è anche il pangrattato e il prezzemolo, ovviamente che non ve l'ho fatto vedere, ma comunque c'è il pangrattato che poi lo usiamo per gli hamburger che li mettiamo dentro e il prezzemolo va dentro l'impasto che poi vi faccio vedere. Allora, mischiate tutto, il soffritto, mettiamo il sale, poi il pangrattato 30 grammi, e ovviamente il prezzemolo. Se ce l'avete fresco è meglio. Mischiamo tutti gli ingredienti e poi facciamo gli hamburger.